Nel 2016 ho sofferto di una fortissima insonnia. Ma tipo che proprio non dormivo, eh? Tutto perché il reparto creatività nel mio cervello è gestito da un coniglio a molla che non dorme mai. Penso di averle provate più o meno tutte. Ho persino guardato le repliche notturne dei reality per tentare di dormire. Finché una notte mi sono imbattuta in un audiolibro su YouTube. Mi sono arresa, perché ero piena di pregiudizi sugli audiolibri, e l'ho ascoltato. È stato tipo magico. E ho deciso che volevo assolutamente provare anch'io a leggere ad alta voce. Ti ho già detto del coniglio a molla, vero? Ovviamente l'audiolibro non ha risolto il problema dell'insonnia. Anzi, se possibile, l'ha peggiorato perché ho cominciato a registrare di notte. Ma mi ha catapultata in un mondo del quale oggi faccio parte e che è pieno di meraviglie. Quello dei narratori indipendenti di audiolibri. Ho scoperto quanto studio e quanto impegno servono per creare narrazioni audio che funzionano. Ma non solo. Ho scoperto che raccontare a voce alta non è semplicemente dare voce a un libro, ma è creare una profonda relazione che corre sul filo della voce. Ho scoperto che raccontare è fare anima e ho deciso di mettermi in gioco e in viaggio tra voci, suoni, home studio e studi di registrazione per scoprire come si costruisce una narrazione audio fatta bene. Se anche tu vuoi capire davvero come funziona, vieni con me. Oggi partiamo dalla base. Parliamo di chi è il narratore indipendente di audiolibri. Hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando? Quello è un audiolibro fatto bene e io voglio scoprirne tutti i segreti. Sono Valentina, la musifavolista, consulente di produzione e formatrice per narrazioni audio e questo è Narratrice Nomade, un podcast che parla di voce, di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore. Da circa 20 anni giro con un registratore vocale in borsa. Di solito è un modello base, poco impegnativo. Lo uso per prendere appunti vocali praticamente su ogni cosa e quando mi capita di riascoltare una vecchia registrazione, mi stupisce sempre come il suono di ciò che dico mi rimandi esattamente all'emozione che provavo in quel momento. Certo, c'è da dire che sono molto auditiva. Ho un curioso rapporto tra memoria e suoni e una lieve ossessione per il suono della voce. Delle voci, non della mia in particolare. Mi affascina la straordinaria capacità della voce di dare uno spaccato della persona che la usa, come se ti mostrasse il suo mondo interiore. È un po' il superpotere della voce che parla, che comunica molto di più di quello che diciamo a parole. Si può mentire con il contenuto dei nostri discorsi, ma non con il tono della voce. Ma se è vero che il modo in cui parliamo rivela come ci sentiamo e che emozioni proviamo, una voce che racconta una storia ha una responsabilità incredibile, perché ha letteralmente il compito di accompagnarti dentro il libro e dartene ogni atmosfera emotiva, senza però darti le sue di emozioni. Ecco, un narratore di audiolibri fa proprio questo. Usa la sua voce come se fosse inchiostro e porta alle tue orecchie tutto il contenuto, tutte le informazioni, tutti i personaggi, riuscendo a stare un passo indietro e lasciandoti gustare, immaginare la storia al punto che tu ne vedi i colori, ne senti i profumi. In effetti quello che dico in apertura è vero. Quando un audiolibro è fatto bene, te lo dimentichi che c'è un narratore o una narratrice. Guarda, non fai neanche più caso al fatto che sia una voce femminile o maschile a raccontare. Ci siete solo tu e la storia. E questo è pazzesco, perché visto da qui, il rapporto che si crea tra la voce narrante e l'ascoltatore è un rapporto intimo, di fiducia, perché letteralmente ti lasci portare, ti lasci guidare, ti affidi. E quella fiducia deve essere ben riposta. Quindi il narratore deve essere pronto a condurre in quel modo dentro la storia. E come si fa? Che bella domanda. La risposta un po' Ermione è... È leviosa, non leviosa. Sì, più o meno. Dicevo, la risposta un po' Ermione è formandosi e facendo tanta esperienza. Ma la risposta che voglio darti è più complessa perché se sei qui con me, probabilmente hai davvero voglia di capire a fondo come migliorare, come professionalizzarti. La verità è che non c'è una risposta standard. Leggere ad alta voce è un'arte e come tale si tiene alla larga dalle regole prestabilite. La formazione è sicuramente lo step di partenza perché un audiolibro non è una canzone, non suona 3 minuti,
lo ascoltiamo per molto più tempo e l'esperienza di ascolto, sia in termini psicoacustici che percettivi, va curata nei dettagli a partire dalla voce. E se non si arriva da ambiti appunto artistici, si corre il rischio di trascurare l'aspetto formativo o di non sapere da che parte partire e costruirsi un pezzo alla volta e magari male. Come nel caso di molti narratori che non arrivano ad esempio dal teatro ma provengono da tutt'altro ambiente. Magari si scopre una passione nel tempo e non si segue un percorso canonico per svilupparla. A quel punto, se non hai capito a 15 anni che da grande volevi fare il narratore di audiolibri ma te ne sei accorta a 35 e magari hai anche un po' la tendenza a non sentirti mai abbastanza brava, ogni riferimento a fatti, cose, persone e a me è puramente casuale, che si fa? Si parte da lì, dalla voce, dalla respirazione, dalle basi della fonazione e poi sopra si costruisce dizione, ortoepia, lettura espressiva. Poi corsi di teatro o di doppiaggio sono strumenti utilissimi, ma è essenziale capire che per ottenere una lettura che riesca a far entrare l'ascoltatore dentro la storia serve davvero essere preparati. E soprattutto serve tanta pratica e magari è utile un confronto proattivo con persone che facciano la stessa cosa. Ora tu mi dirai, parli facile tu che collabori con un'academy. E io ti rispondo, ma chi se ne frega dell'academy? Non mi interessa come si approccia la formazione, se da autodidatti, con un corso, online, in presenza, in fascicoli settimanali o come ti pare. Negli ultimi 6 anni, sta finendo ora il 2022, ho avuto modo di confrontarmi con parecchie persone sul tema lettura a voce alta e ho capito che ci sono alcuni nodi da sciogliere, alcuni luoghi comuni, piccole zone d'ombra che costruiscono l'idea che il narratore di audiolibri in fondo non necessiti di un percorso di formazione specifico. Anzi, per certi versi credo che non venga proprio percepito come una figura professionale. Ecco, Narratrice Nomade nasce anche per questo. Perché io credo che il mondo delle narrazioni audio stia creando specifiche figure professionali, soprattutto in questo momento in cui audiolibri e podcast sono tipo i trend topics delle ricerche di Google, vero Sandro? Sì, guarda, lascia stare, fino a qualche anno fa non ci si fidava nessuno e ora figurati, tutto pieno, vabbè. E credo che ci sia bisogno di raccontare un po' più da vicino del gigabolico lavoro di produzione che c'è dietro un audiolibro o un podcast. Quindi, qual è questo percorso di formazione? Facciamo che te ne dico uno dei tanti. Allora, hai scoperto che ti piace leggere a voce alta e vuoi capire cosa puoi studiare a riguardo. Partiamo dalle fondamenta, quindi da respirazione diaframmatica, anche detta degli artisti, e fonazione, quindi come si emettono i suoni. In maniera molto pratica, si può poi lavorare sull'articolazione e nei casi in cui sia necessario correggere qualche tipo di pronuncia particolare ci si può riferire e affidare a un logopedista. Poi serve conoscere dizione e ortoepia, che compongono, per farla breve, le regole di pronuncia che sono importantissime nella formazione di un narratore di audiolibri. Un bel corso sulla lettura espressiva, attenzione che non sto parlando di recitazione o di lettura recitata, è indispensabile, perché se è strutturato bene, e ci tengo a dire che molti corsi sono approssimativi... Oddio, quanta polemica in questo se... è scontato che tu sappia anche insegnarla... insegna davvero tutto ciò che c'è da sapere e ti porta da zero a narratore con i tuoi tempi e con tutta la pratica che serve. Se parliamo di narratori indipendenti, va da sé che serve saper stare al microfono, conoscere l'ambiente di registrazione e avere la giusta attrezzatura, nonché formarsi sui programmi con cui fare registrazione, editing e montaggio. Questo giusto per iniziare, perché poi c'è il vaso di Pandora che si apre sulle tematiche della recitazione, della tipologia di lettura richiesta, ad esempio, da associazioni o da autori o da editori. C'è il personal branding, l'apertura di una posizione come liberi professionisti, ma facciamo un passo alla volta. Quello che vorrei che ti portassi a casa da questo primo episodio è che la curiosità e la voglia di mettersi in gioco sono le risorse fondamentali per sviluppare questa professione. Poi non importa dove e come ti formi, ma ciò che conta è il mindset. È entrare nell'ottica che diventare un narratore di audiolibri significa costruire una professione, scegliere deliberatamente di mettersi al servizio di chi ascolta e di fare da tramite a chi scrive.
Il nostro è un ruolo delicato, è fatto di empatia, di equilibri sottili e di tante competenze da costruire con cura, ma è un ruolo magico e regala soddisfazioni che, guarda, non sono proprio in grado di spiegare con le sole parole. Nel quarto capitolo di Outliers, Malcolm Gladwell ci parla dell'importanza di educare i bambini al sentirsi in diritto di esprimersi e trovare il proprio posto legittimo nel mondo. E mentre ascoltavo queste parole, perché ovviamente stavo ascoltando l'audiolibro, ho pensato esattamente al nostro lavoro, all'importanza di sentirsi in diritto di fare i narratori, anche se per adesso sembra un lavoro difficile e a tratti impossibile. Quindi, se ti sembra difficile costruirti il tuo posto nel mondo, lo capisco benissimo, però non ti arrendere, perché seguire le nostre passioni e costruire i nostri sogni è un nostro diritto legittimo. Oh, io non sono brava né con i trailer né con le aperture e le chiusure di un episodio, mi sento un po' come Chandler con il suo capo Joanne. Lo vedevi Friends, vero? Quindi, facciamo così, non ti dirò, magari ci sentiamo, ma ti dico che, se ti va, mi trovi sia su lamusifavolista.com che su mettiamocilavoce.it e che Narratrice Nomade torna così, in viaggio da postazioni vaganti, ogni domenica mattina. Questo episodio è registrato con Luna M Audio Serie 2 in ambiente parzialmente trattato e l'ho editato, o con Reaper o con Pro Tools, uno dei due. Ciao!